Buongiorno a tutti gli ascoltatori connessi su www.stapradio.it. Parte il consueto appuntamento con pillole di macroeconomia. Andrea Berkut da Francoforte, buongiorno. Francoforte, dalla sede della BCE. Allora, di cosa ci parli oggi, Andrea? Oggi parliamo del semestre europeo. Bene, puoi andare. Il semestre europeo è un ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio nell'ambito dell'UE. Focalizza sul periodo di 6 mesi l'anno dall'inizio di ogni anno. Durante il semestre europeo, gli Stati membri allineano le rispettive politiche economiche di bilancio con gli obiettivi e le norme contenute a livello dell'UE. In tal modo, il semestre europeo mira a garantire le finanze pubbliche sane, cioè praticamente dice zero spesa pubblica a deficit, e per fare questo si devono fare la tassazione impossibile che abbiamo oggi. Poi, promuovere la crescita economica, cioè dare soldi alle banche, mai agli stati. Così aumenterà il debito pubblico e pagando una percentuale di interessi superiore alla percentuale di crescita non ci sarà mai la ripresa. Poi, prevenire squilibri macroeconomici in due. In pratica, lo Stato non può più spendere una lira senza una copertura o senza nuovi tagli o nuove tasse. In altre parole, pulire i soldi dalle banche, dalla zona euro, perché nella prossima fase di questo disastro verranno da voi. Poi, ideologia economica dell'Unione Europea della Troica. Praticamente, allora, al primo posto abbiamo la riduzione del debito pubblico viene prima dell'occupazione. Al secondo posto, lo Stato spende più di quello che tassa, viene sanzionato dall'Unione Europea. Ciò fa incavolare i mercati che cominciano a vendersi i titoli di Stato che hanno comprato, non li comprano più i titoli di Stato nostri, poi arriva lo spread, arrivano le liquidità e c'è il genocidio economico. Allo Stato che cosa lasciano? Allo Stato lasciano una piccola parte della spesa pubblica che è praticamente un anno di yen, insomma, sostanzialmente. Allo Stato che cosa fanno comprare? Fanno comprare, essenzialmente fanno comprare gli F-35, i cacciabombardieri, fanno pagare la cassa integrazione agli operai della Fiat, che praticamente la Fiat, metà degli operai della Fiat sono pagati con i soldi del contribuente, praticamente con i soldi degli ammortizzatori sociali, perché metà degli operai della Fiat sono in cassa integrazione. Poi un'altra grande parte della spesa pubblica è praticamente destinata all'accoglienza degli immigrati. Praticamente tu hai comprato i cacciabombardieri, vai a bombardare la Libia, i paesi così, questi paesi qui, e poi che cosa succede? Ovviamente dopo che hai distrutto e bombardato i loro paesi, tutti questi immigrati vengono nel tuo paese e praticamente poi tu utilizzare le tue navi da guerra. Non per difendersi, per restituirli, no, li prendi e li fai venire nel tuo paese con costi praticamente giganteschi e in questo circolo di affari che praticamente non risolve assolutamente niente a livello economico. Poi un'altra cosa geniale è la coltivazione di canapa, praticamente ad uso terapeutico, che cosa succede? Fanno coltivare la marijuana all'esercito, sostanzialmente, per poi venderla ad uso terapeutico. Quindi, praticamente non, cioè la marijuana praticamente ha tante cose benefiche e la cosa di fumarsi è la cosa più antieconomica di tutte, perché poi vai a fare, cioè praticamente per fumare la marijuana a uso terapeutico, fumarla è la cosa più costosa, organizzare una terapia di questo tipo quando si potrebbero fare altri usi molto più economici e molto più utili alla salute. Poi che cosa fanno? Incentivano i comuni, danno i soldi per le unioni civili, omosessuali, lesbiche, trans, eccetera. Praticamente lo Stato non ha fatto nessuna legge, ma continua a dare i soldi ai comuni per incentivare queste unioni. Come nel caso, per esempio, della regione Puglia, che praticamente ha degli incentivi fiscali, degli incentivi statali, che praticamente se vuoi cambiare testa, ti pagano, ti danno proprio dei tanti soldi praticamente per farlo. Oppure un'altra cosa, come nella regione Lazio, che praticamente se tu ospiti un immigrato clandestino, siccome c'è stato nei centri di accoglienza che hanno chiusato tutti gli alberghi a 3 stelle, a 4 stelle, noi paghiamo per passare questa gente qui negli alberghi un sacco di soldi al mese, che ci costa tantissimo, e praticamente ci dicono che se noi non ospitiamo qualcuno guadagniamo 30 euro al giorno, come se noi avessimo i soldi per ospitare pure questa gente qua a casa nostra, oltre già ai soldi che abbiamo per ospitarli negli alberghi, nei centri anziani che vengono
proprio convertiti, perché dice gli anziani sono anche economici e quindi i centri anziani vengono convertiti a centri di accoglienza degli immigrati praticamente. E questo è tutto, quindi abbiamo una sorta di spesa pubblica che è una spirale di sprechi incredibile, abbiamo le aziende a cui diamo i soldi per andare a delocalizzare, diamo 50 miliardi alla Fiat per andare a delocalizzare, a fare riunione con Chrysler, mentre gli paghiamo poi allo stesso tempo la cassa integrazione degli operai. Quindi secondo me servirebbe una politica di Stato, ecco, meno attenta magari alle multinazionali, agli immigrati, e magari più attenta insomma alle esigenze invece delle piccole e medie imprese italiane che sono la parte che sta sofferendo di più. Ho finito, ringrazio gli spettatori, ringrazio il direttore e lascio il mio indirizzo per le domande andreaberkut@vg.it. Grazie ad Andrea Berkut, l'appuntamento è per sabato prossimo 25 ottobre, preparati perché ci sono degli ascoltatori che ti volevano chiedere alcune cose sulle banche italiane. Alla prossima settimana Andrea, grazie, buon weekend. Grazie. Allora, grazie ad Andrea Berkut, ricordiamo a tutti il prossimo appuntamento con pillole di macroeconomia a sabato prossimo, ore 11, sabato 25 ottobre. Buon proseguimento di giornata da Stefano Tini.